Ciao a tutti, io sono Valdorf e oggi siamo su un Common Event. Yeah! Praticamente il Common Event, l'evento comune, sono io qui che vi parlo, vi do informazioni. Oggi infatti volevo dirvi e anche spiegare il perché della scarsa frequenza dei video dei giochi che sto producendo in questo esatto momento. Beh, non è esatto, perché adesso sto facendo il video, cioè nel tempo libero, oltre a studiare e giocare, eccetera. Sto facendo proprio un'infinità di giochi. Infatti, ecco, a volte non so quali continuare o meno. E oltre a questo si aggiunge anche il fatto scuola, e oltre al fatto scuola, il fatto gioco. Vi do una dimostrazione. Anzi, due. Scuola, più quello non riesco a fare niente. Ok, il primo gioco è ricordate il mio primissimo video? Il mio primo, quello dove parlavo timidamente. Io ho iniziato a creare giochi un anno fa. Ho iniziato con un gioco della mia classe. 2D Adventures si chiama. Ecco, il gioco 2D Adventures. Ho deciso, visto che stavo facendo una specie di sequel, ho deciso di rifarlo da zero in modo che sia giocabile decentemente, invece di quello sgorbio dell'altra volta. Quindi, praticamente ho rifatto completamente la grafica e ho aggiunto cose in più. Cioè, ad esempio, il fatto che si può studiare le materie per imparare nuove mosse, e il fatto anche di dover sfidare le prof che ci stanno attaccando. Cioè, è implementato anche un nuovo tipo di battaglia. Cioè, ve ne parlerò quando sarà più pronto, ecco. Solo dirvi qual era questo gioco. In descrizione potete trovare il topic su RPG alla seconda forum di questo gioco, che è ancora agli inizi. Il secondo gioco, che è ancora più importante di questo, è Pokémon. Infatti sto svolgendo su RPG Maker XP, con altri ragazzi, cioè pochi, pochi. Sto creando un nuovo tipo di Pokémon. Ecco, questo è praticamente un nuovo Pokémon, soltanto su RPG Maker. Purtroppo adesso il lavoro va rilento anche perché ci sono tutti questi miei impegni, no? Io adesso sto svolgendo le parti grafiche, adesso vi lascio infatti una veloce immagine. Ok, questa è la parte grafica. Vi ricordo che se volete seguire il progetto, mettete mi piace alla pagina Facebook che vi lascio in descrizione. Il gioco che in questo momento sto facendo con più intensità è proprio senza un nome ancora. Praticamente è nato da un contest fatto su RPG fo alla seconda forum, dove vi fare un gioco di minigame dedicato alla Pasqua. Praticamente la storia tratta di. Vi ricordate di Fazei, il tipo di I Wanna Build the Gate? Ecco, l'ho riciclato come protagonista di questo gioco. Praticamente deve correre in giro per la mappa e raccogliere le uova di Pasqua. Praticamente la cosa importante è che con i pulsanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 cambierà visuale, in modo da poter vedere dove si trovano le uova e le loro esatte posizioni. Nel frattempo dovrà anche scappare dai conigli, eccetera, eccetera. Ve lo pubblicherò i primi di aprile, quando sarà ormai pronto e pubblicato, anche se non conto di vincere, l'importante è partecipare, come si dice. L'importante non è partecipare, ma partecipare e vincere! E anche partecipare. Poi il quarto, sì, ne sto facendo una marea, una caterba. È Woodmaster, praticamente però non l'abbiamo nemmeno iniziato, cioè volevamo basarlo sulla base di uno script di Kaz. Questo script permette di avere battaglie in tempo reali. Infatti Woodmaster è un tipo che lancia tronchi per combattere i mostri e costruire l'arca di Noè. Vabbè, sono dettagli. Purtroppo l'abbiamo sospeso perché RPG Maker non sembrava troppo adeguato, quindi pensavamo di spostarlo da qualche altra parte. Non saprei. Pensavamo tipo IG Maker, ma bisogna ancora capire. Il quinto è più che altro un fan game, un regalo di compleanno. È il regalo di compleanno per una persona che mi ha molto influenzato da quando, da qualche
un mese dopo che ho aperto il canale, tipo. Questa persona compie gli anni il 19 novembre. È praticamente una sorta di rivisitazione di un gioco. Avete presente Mogeku Castle? No, vabbè. Comunque, se avete visto lo scorso video di Forsaken, alla fine c'è un riassunto dei filmati dove ho perso la faccia audio. Praticamente ho fatto un riassunto senza le mie esclamazioni, anche se non era un episodio così attivo. Mi scuso moltissimo, ma non so proprio dove siano sparite queste parti video. Se qualcuno le ha fatte sparire, non so. Li ho cancellati io. Perché una persona dovrebbe andare su YouTube e guardarsi un tipo che gioca ad un altro gioco? Non ha senso, è tutto inutile. Ti saluto. No, aspetta, ok. No. Chi è questo dannatissimo tipo che mi entra ogni volta nei video? Sono salito di livello! Ta-na-na-na.